Allora, questo è il primo di quattro video che voglio dedicare al tema della domanda. Oggi vorrei cominciare a soffermarmi sul perché fare e ricevere domande faccia così tanta paura. Io è da un po' che mi interrogo su questo tema e ho proprio voglia di condividerlo con voi, perché nel mio lavoro, quando osservo soprattutto le persone a negoziare, noto che per quanto da tutti in linea teorica fare domande sia riconosciuto come importantissimo, in realtà poi ben pochi le fanno. Allora ho cominciato a cercare di capire, diciamo così, il perché, senza aver pretesa, diciamo così, con le mie risposte di essere esaustiva. Però mi sono data tre risposte. Se domando, forse capiranno che non so. Se domando, penseranno che non mi sono abbastanza preparata. Oppure, se domando, penseranno che voglio farmi gli affari loro. Però è anche vero che se uno fa domande è proprio perché molte cose non le sa. Perché anche la persona, insomma, più preparata sa di avere lacune che solo facendo domande può colmare, e poi perché si vuol conoscere gli altri. Quando ascolto le persone, io mi annoto ormai da anni rispetto al tempo in cui parlano, quanto dicono e quanto domandano, la differenza in inglese tra tell e ask. Dicono per il 97% del tempo e domandano per il solo 3%. Eppure è ben noto a tutti il vecchio adagio che chi domanda comanda. Che ne pensate? Vi aspetto e vi do appuntamento al prossimo video, in cui vorrei parlare invece delle giuste domande.